Ciao amici YouTube, benvenuti a questo appuntamento. Oggi vedremo le previsioni settimanali attraverso i transiti planetari di questa settimana che va dal 20 al 26 di giugno 2022. In questo video capiremo quali sono i transiti più importanti della settimana nella prima parte, poi vedremo segno per segno come sarà la vostra settimana. Io sono Astro, per chi non mi conosce, grazie per essere qua. Iscrivetevi al canale, lasciate il vostro like, il vostro commento come al solito, e per qualsiasi informazione avete la mia mail o la mia pagina web. Iniziamo subito per la settimana, quindi con lunedì 20. Abbiamo un sestile molto interessante. Mercurio farà un sestile a Giove nel segno dell'Ariete, quindi da sabato a mercoledì. Questo sestile porterà un grande ottimismo, una sorta di intuizione, anche un pensiero molto diretto e orientato verso progetti del futuro. Quindi sembra quasi che la settimana inizia proprio con una grande voglia di rivoluzionare la propria vita attraverso magari delle nuove possibilità che stesso noi vogliamo intraprendere durante questo periodo. Quindi è un momento eccellente per guardare avanti, per fare dei progetti, ed anche un bellissimo momento per fare amicizie, per cercare di portare un po' di diplomazia anche nella vostra vita, un po' di tatto nelle comunicazioni, anche nelle relazioni. Ottima la mente, avrete delle bellissime idee in questo periodo, queste giornate che vi garantiranno quindi un ottimo esito anche per esempio per lo studio o per chi deve affrontare degli esami. Lo stesso giorno ci sarà la luna nel segno dei pesci, che farà il suo primo quarto, il suo primo ingresso, quindi che si congiungerà con una stella fissa che viene chiamata Sekhmet, ed è anche questa stella presente nel segno dei pesci. Quindi mi raccomando, cercate di non attraversare crisi verso il futuro. Questo è un momento dove probabilmente c'è bisogno di avere più un'influenza positiva, guardare avanti le persone con degli effetti molto più affettuosi in questo preciso istante, anche perché poi la sera o durante, proprio qualche minuto dopo, la luna entrerà nel segno dell'Ariete, una luna raggiante, piena di iniziativa e con grande voglia di entusiasmo. Martedì 21 avremo Venere che farà un bellissimo trigono con Plutone, quindi sentiremo di questa energia durante le giornate, perché porterà una grande intensità, una grande passione, soprattutto nelle relazioni e soprattutto le cose che ci danno grande soddisfazione e gioia in questo momento. Quindi dovete sentirvi profondamente amati in questo momento, e avrete proprio la disposizione proprio di avere vicino a voi persone che in qualche modo vi fanno stare bene, soprattutto con il vostro partner. Questo è un trigono particolare perché vuole mettere finalmente un puntino sulla i su alcune relazioni che per esempio non hanno una strada precisa in questo preciso momento, e quindi vogliono capire un po' di più cosa succede, come sarà o come bisognerà andare avanti. Questo è un bell'oroscopo, un bel transito, scusate, quindi è molto bello per le relazioni intime, un grande desiderio nascosto. Magari ci saranno persone che vogliono conoscere qualcuno che fino a questo momento non ha mai conosciuto. Ecco, quindi devo dire che saranno giornate particolari, anche perché martedì il sole entrerà nel segno del Cancro, quindi faccio un augurio speciale agli amici del Cancro. E questo è l'inizio di un solstizio d'estate per tutti quanti noi nell'emisfero settentrionale. Devo dire che sarà veramente un momento molto intenso, molto particolare, perché il solstizio, insomma, vi regalerà delle grandissime emozioni. Io ho già lasciato degli oroscopi per l'estate, se non li avete visti, guardateli tranquillamente, che sono all'interno del mio canale. Mercoledì 22, Venere entrerà nel segno dei Gemelli. Questa è una Venere dinamica, attiva, soprattutto per le conoscenze, le comunicazioni, le chat, le applicazioni. Quindi lasciatevi andare veramente verso questo mondo, questa conoscenza, perché secondo me sarà veramente una Venere che vi porterà a conoscere persone anche nuove. Avrete voglia proprio di
cercare, insomma, in qualche modo delle persone nuove nella vostra vita, e questo sicuramente vi aiuterà veramente tanto a lasciarvi andare. Ottima anche le comunicazioni, siccome Venere è il pianeta anche del denaro, devo dire che possono esserci delle belle novità anche a livello economico. Giovedì 23 la Luna entra nel segno del Toro e dopo 2 giorni entrerà anche nel segno dei Gemelli con una congiunzione proprio a Venere che è appena entrata, e questo sabato e domenica saranno giornate veramente intense e particolari per la conoscenza di persone nuove e lasciarsi andare proprio alle emozioni. Mi raccomando, parlate chiaro con le persone, con gli amici, e vedrete che affronterete il tutto con molta calma e diplomazia. Andiamo a vedere segno per segno. Cari amici dell'Ariete, questa settimana che va dal 20 al 26, allora questo è un oroscopo per chi ha il sole, la luna e l'ascendente, quindi ascoltate anche la vostra luna, il vostro ascendente per completare il tutto. Allora, da lunedì a mercoledì è un buon momento per pensare e pianificare il vostro futuro, il pensiero sarà molto positivo. Ci saranno delle ampie vedute, un'eccellente capacità decisionale che vi permetteranno anche di visualizzare chiaramente la strada da seguire. Una buona capacità di comunicazione e un'apertura espressiva di sé che renderanno anche delle giornate molto sociali, diciamo, ricca proprio di nuove conoscenze. Avrete la facilità di recepire le idee, la buona concentrazione, e questo vi consentiranno veramente a superare degli esami, a studiare con molto meno stress. Le giornate da giovedì a domenica portano la determinazione e la resistenza per riuscire in quasi tutto. Potete pianificare metodicamente proprio il vostro corso d'azione nel modo più efficace. Ci sarà una forza etica nel lavoro e nell'attenzione proprio ai dettagli che vi permettono quindi di affrontare compiti abbastanza complessi e difficili. Questo è un buon momento per anche fare soldi o anche dei belli progressi anche economici a lungo termine. Quindi non ci sarà assolutamente un momento di appanno. Allora, io ho scelto il 4 di coppe per voi, che parla di pensieri un po' particolari, no? Sono quei soliti pensieri che molto spesso sono fantasiosi, quindi si avverte che nell'aria avete dei grandi progetti, ma non dovete perdere questi progetti, dovete cercare di mettere un po' i piedi per terra. Questo 4 di coppe ci avverte di ricordare di prestare molta attenzione a ciò che è ora in questo momento e quindi alle molte benedizioni che ognuno di noi sperimenta attualmente, e di non preoccuparci troppo di ciò che magari potrebbe essere. È troppo facile delle volte trascurare ciò che abbiamo per inseguire magari ciò che non abbiamo, quindi assicuratevi di contare sulle vostre benedizioni, su ciò che avete. Non passate troppo tempo nell'autocommiserarvi o desiderare qualcosa che non avete nella vostra vita. Molto della vita ha a che fare con il luogo in cui ci nel modo in cui, soprattutto, in cui ci concentriamo con le cose. Quindi concentratevi sulle cose, sulle persone della vostra vita, per cui dovete esserne proprio veramente grati. Quindi prendete in considerazione magari il vostro quotidiano in questo momento. Allora, amici del Toro, andiamo a vedere come sarà la vostra settimana dal 20 al 26. Devo dire che è una settimana interessante, anche perché questo è un periodo, soprattutto da lunedì a giovedì, che porta un'intensità e una passione nelle relazioni e nelle cose che vi danno più gioia e soddisfazioni. Dovreste sentire più profondamente le vostre emozioni, soprattutto per i vostri cari, quindi la famiglia, e anche il vostro partner. Se non l'avete, questi saranno momenti in cui sentite una sorta di nostalgia nel stare da soli. Questo è un buon momento quindi per le relazioni intime, quindi grazie anche a un grande desiderio di amore che avrete durante queste giornate. E ci sarà una attrattiva anche abbastanza sensuale e misteriosa, no? Con un'attrazione
relazione karmica con delle persone del vostro passato o addirittura le persone che incontrerete proprio durante queste giornate avranno un qualcosa di misterioso che vi piacerà moltissimo. Le giornate invece che vanno da venerdì a domenica portano una sorta di sostegno emotivo. E ancora una volta molto vicine a quelli che sono gli aspetti della vostra famiglia. Questo è un buon momento per avere, per parlare di cose molto intime con i vostri cari, ma ora che avete una buona capacità anche relazionale, finalmente approfondire tematiche che forse non eravate riusciti ad approfondire precedentemente. Dovreste avere anche buoni rapporti con il pubblico, con le persone intorno a voi, quindi anche a livello lavorativo, devo dire che il fine settimana vi metterà alla prova con una sorta di responsabilità maggiore. Potete entrare in contatto con le persone a livello subconscio e anche emotivo, perché è ideale presentarsi con delle autopromozioni o comunque degli aspetti pubblici molto importanti. Ho scelto per voi il 3 di denari, che secondo me è una carta molto positiva, in particolare per quanto riguarda di questioni di lavoro e di carriera. È un buon presagio perché genera, in generale, si va verso qualcosa di importante. Il 3 di denari dice solitamente che le persone intorno a voi apprezzano moltissimo i vostri sforzi e notano soprattutto la vostra qualità, per ciò che fate. Anche se non ricevete in questo momento delle grandi soddisfazioni, continuate a fare quello che state facendo perché siete sulla strada giusta, anche se ci sono sempre spazi per miglioramenti, no? Non avete bisogno quindi di, scartare qualcosa e ricominciare nuovamente da capo. Cancro, la vostra settimana che va dal giorno 20 al 26 di giugno, e in particolar modo dico le giornate da lunedì a giovedì, potete contare anche su un aumento del vostro sex appeal. Non so, ma sarà una settimana molto particolare perché sarete molto attratti dalle persone a livello di chimica. Si tratta di un periodo eccellente per vivacizzare le vostre vite sentimentali. Una relazione esistente potrebbe subire una trasformazione molto positiva con una maggiore passione e anche un maggiore impegno da parte del vostro partner. Una nuova relazione sarà molto intensa e potrebbe anche comportare qualcosa molto più complessa, diciamo. Ecco perché sarete ossessionati, affascinati, le persone saranno veramente ossessivi nei vostri confronti e ora è molto possibile, soprattutto da grazie a questo cielo. E potreste essere attratti anche da quella che è la bellezza in generale del vostro corpo, far risplendere una parte di voi che da molto tempo magari avevate lasciato, curarvi nei piccoli dettagli, lo shopping, il sentirsi in qualche modo bello, e questo secondo me per il cancro è fondamentale. Da venerdì a domenica avrete una comprensione più chiara di ciò che volete veramente nella vostra vita. Probabilmente vi sentirete molto ottimisti riguardo al vostro futuro, ma anche realisti riguardo alla vostra situazione, a ciò che potete effettivamente fare. Questo vi darà la fiducia in voi stessi e la determinazione per trasformare i vostri sogni in realtà. Ascoltate il consiglio di una persona saggia in questo momento, oppure una persona che in qualche modo potrà darvi delle indicazioni. E in realtà non volevo scegliere questa carta, ma mentre stavo mischiando è caduto il 2 di spade. È spesso una carta che parla di ritrovare, forse di prendere una decisione per il proprio equilibrio, per le persone vicino a voi. Di solito si riferisce comunque ad una persona, che ha in questo momento tante idee e quindi è davanti ad un bivio. Questa carta quindi, mostra anche il bisogno di capire chi sono le persone che vi danno, non so, e dovete anche capire come cosa voler ricevere dalle persone. Quindi nessuno di noi, ha sempre ragione al 100% delle volte. E tutti quindi in qualche misura hanno qualcosa da offrire, quindi considerate fino a che punto la vostra vita, le vostre collaborazioni sono in equilibrio. Il 2 di spada ci parla probabilmente che le vostre collaborazioni vadano gestite in maniera diversa, soprattutto le relazioni e gli affari in questo momento. Potete considerare quindi che il vostro impegno, quello che voi state dando deve essere equilibrato con quello che voi ricevete, però dovete accettare, cancro, è quello che ricevete. Questo è un aspetto molto importante. Quindi,
Niente cambia in questo periodo senza nessun tipo di sforzo. Amici dei Gemelli, devo dire che le giornate da lunedì a mercoledì sono all'insegna dell'ottimismo, dell'intuizione, anche del pensiero orientato al futuro. È un buon momento, per guardare avanti, per fare progetti. Fare amicizie è più facile in questo momento perché anche gli altri vi troveranno molto più, amichevoli del solito. Ecco perché questo è un buon momento per, negoziare, discutere. Fare dei piccoli accordi, firmare anche, scusate, dei contratti e partire per una vacanza, magari, anche per organizzare qualcosa di importante. E questo, in questo periodo avete una grande capacità, mentale, questo vi aiuterà tantissimo a garantire anche gli esiti, per esempio per le persone che devono studiare o affrontare degli esami. Da giovedì a domenica potete attingere un'enorme spinta e resistenza per raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine, la perfetta miscela di pazienza e avvinzione, e vi renderete anche molto determinati a fare del vostro meglio. Non importa quanto tempo ci voglia, ottenete il rispetto e l'ammirazione anche dai superiori, soprattutto gli uomini in questo preciso momento, grazie alla vostra forte etica sul lavoro, all'attenzione dei dettagli e soprattutto all'affidabilità. Questo potrebbe essere anche un bel periodo per la lealtà, la sincerità e la stabilità nelle vostre relazioni strette. Ho scelto per voi l'asso di coppe, che è un bellissimo presagio, molto forte, molto positivo, perché riguarda anche l'amore, la fertilità e l'affetto. Si tratta quindi di un nuovo inizio, anche se di solito significa amore, può indicare nuovi inizi in qualsiasi altra area della vostra vita, un fluire delle vostre emozioni. Le cose stanno migliorando, devo dire la sincera verità, in generale, anche nel prossimo futuro le persone vi risponderanno con felicità, con amore e buona volontà più del solito. Dovreste sentirvi bene nella vita in generale, questo è un ottimo momento per nuovi amori. Cari amici del Leone, per voi da lunedì a mercoledì saranno delle giornate di grande tranquillità, forse di serenità, di pace, di compassione con gli amici e con le persone intorno a voi. Avete una maggiore tenerezza, affetto in questo periodo che renderanno un po' queste giornate ideali per una vita sentimentale. È un buon momento per lasciarsi andare anche a dei discorsi che in qualche modo fino a questo momento non eravate riusciti a fare con le persone vicino a voi o forse anche con un partner. Se non avete nessuno, quel pizzico di nostalgia dello star soli, dell'essere single da molto tempo, potrebbe essere un po' presente durante queste giornate, perché sono veramente giornate in cui avete bisogno di qualcuno per poter esprimere ciò che provate e quello che sentite. Questo però sono belle giornate anche per lasciarsi andare, quindi cercate di colmare questo vuoto con delle amicizie, uscendo, divertendovi, facendo anche delle lunghe passeggiate intorno, vicino alla natura, questo ve lo devo dire perché sentite proprio la necessità di calma in queste giornate. Le giornate che vanno da giovedì a domenica portano passione, coraggio, determinazione, anche molta resistenza per raggiungere proprio il successo e ciò che avete imposto come obiettivi. Il lavoro, l'autodisciplina vi faranno guadagnare rispetto e sostegno. Ecco, questo è un mix perfetto di cautela e coraggio che fa sì che sia un buon momento proprio per correre dei rischi. La forte fiducia in voi stessi, il sex appeal primordiale, sono ottimi presagi anche per appuntamenti durante questo fine settimana. Questo è un buon momento per formalizzare, impegnarsi in una relazione. Ho scelto per voi la carta del mago. Il mago si occupa di fare un buon uso più elevato e migliore di tutto il vostro potere, non soltanto spirituale, ma anche emotivo e di altro tipo. Questa carta spesso indica nuovi inizi e grandi aspettative. È un presagio molto potente e positivo in una lettura. Ecco perché questa carta vi ricorda che abbiamo il potere di fare la differenza nella nostra vita e nel mondo intero, se solo ci impegniamo ovviamente a farlo. Potreste notare
molta sincronicità che indicano lo svolgersi degli eventi profondi e spirituali, indipendentemente dall'importanza delle loro apparenze, diciamo. Quindi potreste scoprire di avere delle conoscenze, delle forze, una forza, un'ispirazione importante, necessaria per qualsiasi tipo di sfida. In generale, questo è un periodo molto, molto positivo per voi. Allora, cari amici della Vergine, ecco, da lunedì a giovedì dovreste appassionarvi molto di più sulle cose che amate fare. Ecco perché, che si tratti di una persona o si tratti di un hobby o qualsiasi altra cosa, sarete più profondamente coinvolti in ciò che fate e lo farete veramente bene. Dovreste godervi di una maggiore popolarità grazie a un intenso livello di attrazione inconscia, percepita soprattutto dalle altre persone. Ed è possibile proprio in questo periodo che sarete magnetici. Questo è veramente un buon momento per testare il livello di realtà e di impegno in una relazione d'amore o in un'amicizia. Le giornate da venerdì a domenica portano maturità emotiva, anche molta stabilità nelle vostre vite personali. Le persone possono rivolgersi a voi per avere conforto o consigli, soprattutto se stanno attraversando una crisi. La famiglia è importante in queste giornate, potreste ritrovarvi a ricordare cose della vostra infanzia che vi aiutano ad affrontare i piccoli problemi relazionali, soprattutto. L'impegno, la lealtà durante queste giornate sarà fondamentale. Durante questo periodo devo dire che sarete molto attratti dalle persone simili a voi. Ho scelto per voi la giustizia perché tratta dell'idea del karma, della legge della causa-effetto, affermando che tutti gli eventi e tutte le persone sono collegati. È importante ricordare che non tutto ciò con cui avete a che fare è il risultato diretto delle vostre azioni o del vostro karma. A volte sarete chiamati a gestire i risultati delle azioni di qualcuno a cui tenete, e questo può essere difficile e impegnativo, come quando vi trovate di fronte a qualcosa che è completamente opera vostra. Non colpevolizzatevi inutilmente durante queste giornate. Questa carta evoca il bisogno proprio di equità, di equilibrio, di armonia. Operate nel modo più equilibrato e ragionevole possibile. Questo periodo e durante queste giornate includerete il modo di pensare, no, a voi stessi, e se siete direttamente coinvolti in una causa di giudizio o legale, è probabile che si risolve, almeno in gran parte, grazie anche al vostro modo di agire. Allora, gli amici della Bilancia, devo dire che la settimana da lunedì a mercoledì porta un atteggiamento molto positivo e una grande abilità sociale che vi renderanno delle persone veramente divertenti da frequentare. Vi piacerà mescolarvi a gruppi di persone, non avete problemi a farvi dei nuovi amici. Potete contare su un'ampia prospettiva, su un buon intuito e su una capacità decisionale per pianificare anche il vostro futuro. La vostra visione progressista e anche generosa favorirà, le opere verso voi stessi e l'aiuto anche verso di voi, ma potete anche aspettarvi, per esempio, di avere delle persone che vi daranno dei grandi aiuti. I viaggi a lungo raggio saranno eccellenti in questo momento proprio per ampliare le vostre prospettive e aumentare anche le vostre conoscenze generali. Da giovedì a domenica, fine settimana, avete la capacità di concentrarvi su lavori molto difficili, avrete a che fare veramente con un buon lavoro e sarete molto attenti ai dettagli, con grande impegno e concentrazioni. Avrete una grandissima etica nel lavoro e una vostra grande perseveranza che possono portarvi a risultati importanti che vi faranno comunque guadagnare rispetto e anche conoscimento, riconoscimento. L'aumento della pazienza e dell'autocontrollo non vi disturba se i risultati in questo momento non appaiono immediatamente. Quindi questo è un buon momento per le ristrutturazioni anche di casa, la riparazione di qualcosa di utile, le costruzioni, il giardinaggio, se dovete fare dei lavori in casa in questo momento è importante. Io ho scelto la carta del 5 di spada, che suggerisce che è probabile che vi troviate con sentimenti contrastanti sulla vita in generale e su alcune persone in particolare.
particolare. Non ignorateli, ma non sentitevi nemmeno obbligati a dire ogni parola che pensate e sentite, perché potreste rovinare proprio le cose che desideravate di più, come le relazioni intime e strette con i vostri amici amati. Riflettete più volte prima di dare addosso a qualcuno, anche se se lo merita. Ecco, scegliete con cura le vostre battaglie questa settimana, il 5 di spada. Può indicare che qualcuno a cui tenete è lontano per un po', non diventate troppo possessivi in questo caso, mi raccomando. Pensate che tornerà da voi. Ecco, il 5 di spada può indicare conflitti sia esterni che interni. Non aggravate i conflitti inutilmente, pensate ad agire pensate prima di agire. Ecco, questo sarà molto importante. Amici dello Scorpione, per voi da lunedì a giovedì la vostra vita, devo dire, sentimentale sarà molto intensa e le relazioni diventeranno sempre più serie e persino molto più vitali per il vostro benessere. Ci sarà un livello più forte di attrazione, sia emotiva che sessuale, durante queste giornate, che rende questo periodo eccellente appunto per appuntamenti, anche appuntamenti nuovi al buio, persone che conoscete con le applicazioni. Sono possibili attrazioni istantanee, relazioni karmiche, innamoramenti, quindi mi raccomando, perché l'autostima e l'amore per voi stessi saranno in questo periodo un buon momento per trasformare positivamente le relazioni anche esistenti. Da venerdì a domenica un forte senso di benessere e di armonia aiuta le relazioni strette a funzionare senza problemi, con meno stress e fastidi. È un buon momento per godersi la casa, con la famiglia, con gli amici, il comfort, la familiarità saranno molto importanti durante questo momento. È giusto quindi questo periodo per ricaricare un po' le batterie, godersi un po' di riposo e di relax, quindi il vostro istinto e la vostra intuizione saranno forti e affidabili. Ho scelto per voi il 4 di denari, che può essere una carta che parla di aggrapparsi un po' alle cose, alle persone, al denaro, a situazioni più a lungo di quanto siano sano e realistico. Quando questa carta appare solitamente in una lettura è un segno sicuro che dovete guardare attentamente a cosa vi aggrappate e se gli altri si stanno aggrappando a voi in modo malsano, quindi rilassatevi. In generale, il 4 di denari può indicare forse il fatto che qualcuno sta vivendo delle ansie per una questione di denaro o si sta aggrappando a qualcosa che non è molto sicuro. Quindi la chiave qui è cercare di capire che essere ansiosi e aggrapparsi non porta sicurezza. Se c'è una carta nei tarocchi che si riferisce proprio al vecchio detto se ami qualcosa, libera. Liberala è proprio il 4 di denari. Cari amici del Sagittario, devo dire che per voi questo periodo sarà un periodo molto interessante. Da lunedì a giovedì porta ottimismo, generosità, fortuna e anche bellissime notizie. Devo dire che saranno molto importanti le notizie che ricevete durante questo periodo. Il buon istinto, l'orientamento al futuro, il pensiero positivo fanno di questo periodo un ottimo momento per socializzare, fare ricerche, studiare e anche fare progetti. Potreste anche pianificare di partire per un viaggio, soprattutto a lunga distanza, farete amicizie e sarete molto importanti. Questo periodo è molto importante per voi, per le amicizie, per le collaborazioni reciproche, che saranno molto vantaggiosi proprio anche per il vostro futuro. Da venerdì a domenica vi sentirete probabilmente più protettivi nei confronti della famiglia o del partner, e potreste svolgere i vostri compiti, le vostre responsabilità con molta attenzione e soprattutto pazienza. Potreste dimostrare quanto tenete a loro in modo, diciamo, pratico, non attraverso magari le solite manifestazioni di affetto. Questo è un buon momento per condividere le vostre emozioni profonde e serie con una persona molto cara, potrebbe essere un amico o un'amica, e anche un buon momento per discutere di impegno, lealtà e casa in famiglia. Ho scelto per voi la carta della forza perché indica l'importanza della mente sulla materia e vi ricorda di concentrarvi su ciò che volete e non su ciò che non volete nella vostra vita. Il suo punto di forza principale, diciamo, di questa carta è che avete la capacità di sfruttare i vostri pensieri e di usarli per il vostro,
e per quello degli altri bene supremo. Non solo avete la capacità, ma anche la responsabilità in questo momento. Quindi vincete le vostre paure. Quello che state facendo è molto importante, perché vi troviate proprio con un momento di contemplazione, a stare forse anche un po' da sole per avere a che fare con le persone intorno a voi. Questa è una carta che parla molto di relazioni serie, di figli. Quindi non permettete a voi stessi di passare il tempo nella preoccupazione, nella paura. Le cose saranno sicuramente importanti in questo periodo. Allora, cari amici del Capricorno, per voi da lunedì a giovedì la compagnia diventerà sempre più importante, perché sentite proprio il desiderio di condividere l'amore con qualcuno di speciale durante queste giornate. Se siete single potreste diventare ossessionati da qualcuno e non riuscire tra l'altro a togliervelo dalla testa proprio durante queste giornate. Qualsiasi nuova storia d'amore sarà un'esperienza, diciamo, vorticosa e cambierà notevolmente la vostra vita. Sentimenti d'amore più profondi in una relazione esistenti possono farla evolvere ad un livello molto più profondo e spirituale. Da venerdì a domenica una spinta positiva di energia emotiva e un atteggiamento più estroverso porteranno relazioni armoniose con amici e familiari. Dovreste sentirvi bene e avere poche preoccupazioni. È il momento ideale per rendere l'iniziativa di affrontare eventuali problemi relazionali che avete vissuto da poco. È anche un buon momento per promuoversi o richiedere favori, perché gli altri percepiranno la vostra fiducia in voi stessi e anche nelle vostre attenzioni molto equilibrate. Ho scelto per voi la carta del 9 di bastoni, che può indicare forse qualche piccola ansia, qualche piccola preoccupazione, perché evidentemente ci possono essere delle situazioni che dovete calmarvi, no? Dovete essere voi a gestire la vostra ansia in questo momento, quindi non lasciatevi sopraffare da queste preoccupazioni. Prendete e vivete un giorno alla volta, un'ora alla volta, quindi nel qui e nell'ora, perché è molto probabile che almeno alcune delle vostre preoccupazioni si rivelano veramente immaginarie. Ecco perché cercate di essere molto specifici su ciò che temete e analizzatelo, insomma, qual è la reale probabilità che la preoccupazione si verifichi davvero, davvero, no? Quindi confortatevi e se avete bisogno di aiuto non esitate a chiederlo. Chiedere aiuto in questo momento è il segno di una persona anche molto forte. Amici dell'acquario, da lunedì a mercoledì la vostra ampiezza di vedute, la vostra acuta percezione vi permetteranno di vedere l'intera portata di qualsiasi cosa in cui siete coinvolti. Devo dire che avrete una mente lucidissima durante queste giornate e grazie a questa meravigliosa lungimiranza questo è davvero un bellissimo momento per pianificare qualche obiettivo serio. Il vostro pensiero positivo e le vostre parole incoraggianti avranno un effetto, diciamo, edificante sulle altre persone, quindi il vostro ottimismo dovrebbe essere giustificato da buone notizie da parte di altri su questioni molto importanti. Da giovedì a domenica avrete la resistenza e la pazienza necessaria per portare a termine i compiti più difficili. È un buon momento per incanalare qualsiasi frustrazione o rabbia recente in un duro lavoro e fisico. È un progetto molto creativo. I vostri sforzi si tradurranno in risultati pratici e duraturi di cui potrete essere veramente grandi e orgogliosi. Sono possibili riconoscimenti rispetto a promozioni, è un buon momento per affilare anche i coltelli, fare domande di lavoro, sostenere esami, insomma essere veramente costruttivi e ristrutturare un po' la vostra vita. Ho scelto per voi il Re di Bastoni, indica un'energia maschile saggia, aperta, positiva e avventurosa, molto forte. Può indicare una persona letteralmente proprio nella vostra vita, spesso un uomo molto forte, ed è probabile che abbiate un'abbondanza in questo momento di energia maschile che siete propensi ad utilizzare in una direzione positiva. Il Re di Bastoni è un presagio estremamente fortunato, anche se non rappresenta una persona in carne e ossa nella vostra vita, significa che anche gli uomini intorno a voi sono generalmente persone che hanno bisogno del vostro aiuto.
Vi sentirete comunque ambiziosi, orientati verso obiettivi e inoltre avrete proprio i mezzi per realizzare ciò che avete in mente. Pensate in modo positivo, amici dell'acquario. Cari amici dei pesci, ecco, da lunedì a giovedì i vostri sentimenti d'amore si intensificano. E devo dire che questo sarà veramente un momento importante, quindi non lascerete nulla di intentato per scoprire i veri sentimenti di una persona che vi piace veramente, del vostro partner o magari un potenziale partner, forse anche i vostri sentimenti stessi. Potreste essere più presi da le questioni proprio di chimica, carne, qualcosa più diciamo spirituale che carnale. E devo dire che questo è un momento per sperimentare qualsiasi tipo di tabù nella vostra vita. Attenzione però alla privacy, perché sarà molto importante in queste giornate. Forse desiderate mantenere una relazione segreta o dovete scoprire dei segreti di qualcuno, quindi sono possibili anche relazioni. E potrebbe iniziare magari una storia d'amore molto profonda con persone che purtroppo non sono libere o che hanno dei segreti da mantenere. Da venerdì a domenica, vi sentirete probabilmente più sensibili emotivamente del solito e vorreste trascorrere più tempo con i vostri cari. Potrebbero riaffiorare i vecchi ricordi che vi faranno, sentire, veramente dei grandi sentimentali in questo momento. Le prime impressioni saranno proprio corrette, quindi questo è un buon momento proprio per incontrare nuove persone e fare amicizia e uscire con qualcuno, ma la prima impressione è la prima, è proprio super corretta verso una persona, quindi non c'è bisogno di fingere, perché si possono magari creare dei legami emotivi profondi molto rapidamente. Ho scelto per voi il 5 di denari, che può indicare un periodo in cui la vita si sente poco sicura, forse avete poche sicurezze anche magari economiche, ma la cosa importante da ricordare è che c'è sempre un aiuto disponibile quando ne abbiamo bisogno, da forze sia visibili che invisibili. Potreste sentirvi soli, ma avete la capacità di cambiare le cose. Rivolgetevi comunque a qualcuno in questo momento. Potreste avere la sensazione di essere lasciati, magari lontani da una situazione, ma è meglio perché in qualche modo non soffrite di questa situazione. Quindi rendetevi conto che non è così. Fate del vostro meglio con quello che avete, ma ricordate che la cosa più saggia da fare, se si ha bisogno di aiuto, è andare a chiedere. L'aiuto di cui avete bisogno arriverà sicuramente.